Il titolo è molto particolare e si presta a diverse pronunce ed interpretazioni. Parliamo del libro Odi Odio di Andrea Salonia, scrittore e professore ordinario di urologia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, intervistato dalla giornalista abruzzese Monica Di Pillo nell'ambito degli incontri con gli autori promossi dai premi internazionali Ennio Flaiano. Dopo Domani chiameranno domani, edito da Mondadori ed ambientato in Puglia, libro candidato al premio Strega e vincitore del premio letterario Brianza 2018, lo scrittore torna con un nuovo romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo. Protagonista del libro è Faustino, un bambino silenzioso e indipendente nato a Como che coltiva la passione per l'Inter che lo lega al padre e un'altra per le parole. Il romanzo è un po' un romanzo di formazione ed è la formazione di questo Faustino, che è un nome tipicamente legato a quella parte di Lombardia da cui io vengo, che è il Como e il suo lago, e sostanzialmente è un romanzo che parte dal periodo addirittura preadolescenziale di Faustino per poi attraversare il suo percorso di vita. Il romanzo ha quel titolo che, ce lo riveliamo, io temevo la casa editrice mi cambiasse, invece sono estremamente felice che questo non sia avvenuto, che è una parola che non c'è, che vuole essere in parte palindromo, per cui in teoria quelle poche vocali consonanti possono essere lette da una parte o dall'altra, ma che può essere declinato in modo differente in funzione del momento del viaggio della vita del personaggio e anche dello stato d'animo del personaggio stesso. Per cui è invocativo inizialmente, diventa quasi repulsivo, senza mai voler essere blasfemo, nella sua parte finale. In medicina c'è una specie di mantra, che è quello per cui spesso due situazioni di malattia appartengano ad un continuum che, iniziato da A, termini a Z, e ci sia un'evoluzione all'interno che da uno stato di salute porta a uno stato di malattia. Ecco, quando il titolo nasce, in quel titolo che è una sola parola che peraltro non esiste, io ho proprio in mente l'idea di un continuum e che questo continuum potesse, in funzione dello stato d'animo del lettore che leggeva lo stato d'animo di Faustino, acquisire un'intonazione diversa e una cadenza differente.